Pastore, il tiro, Julio Cesar, attenzione, Ilicic, gol 1-0. Vantaggio del Palermo. Allora, queste cose qua non si possono, non possono succedere. Abbiamo preso un contropiede su uno sbaglio di Kivu nella tre quarti loro. Lancio lungo, contropiede, 2 contro 2. Ma queste cose non, si, non possono succedere in una squadra di Serie A e soprattutto nell'Inter. Arriva Kivu, ma guardate che roba! Ma non è possibile! Azione nostra, tiro dal limite, contropiede in 3 secondi, sono da soli dentro l'area! Ma non è possibile! Flash solo da Udine, visto che ormai la partita è segnata. No, ma infatti è serena per te. Il nervosismo serpeggiare qui in studio. Che fai, prendi in giro? Quindi interverrò solo in caso di gol, perché la Juventus si è avvicinata al quarto e al quinto gol quest'oggi. Allora non vorrei disturbare la quiete. Cioè, sta battendo, cioè, è una guerra tra poveri. La guerra riesce, tra... riesce a battere l'Udinese che è l'ultimo che si fa fare. Sento, metto! Gol! Ecco! 1-1, un gol stupendo di Samuel Eto'o. Bellissimo, è in forma Samuel. 1-1. La poesia del calcio. Paolo sta bene, è un qualcosa di incredibile. C'è Ibrahimovic, Robinho, Cristiano Ronaldo, Pizzetti, Picchini, Pistolini, Pistoletti, Volpinho, cioè questa è poesia. Attenzione, di questo giocatore, di questo giocatore, è un giocatore straordinario, è quello che fa fare la differenza, che vince le Champions da solo, questo è un gran giocatore. Poi sento Moggi che dice, oh no, io non l'avrei mai preso. Bravo Pirla! Allora, ce l'abbiamo fatta. Volevo forza. Dire una cosa importantissima. Sì. Dedico questo balletto al mio amico Delio Rossi, che non mi è piaciuto, che sull'1-0 del Palermo si è girato verso la tribuna. Ce l'aveva con Zamparini E ha esultato in una maniera che un allenatore non deve mai fare. Allora, caro Delio, beccati sto balletto.